E vi parlo di un tema che ha occupato praticamente tutta la mia vita di scientifica, che è questo mistero di questo piccolo straterello che ha queste esatte dimensioni che è la nostra corteccia cerebrale. Qui ci sono 176.000 chilometri di fibre, di fibre nervose, cioè quattro volte. Quattro volte la lunghezza dell'equatore della Terra, la metà della distanza fra la Terra e la Luna. Sono cose che sono assolutamente immaginabili, eppure in questo foglietto, in questo piccolo foglietto, abbiamo quelle. Poi abbiamo dietro qualcosa che in realtà c'entra anche con la memoria, ma una memoria motoria, che è il cervelletto, che possiamo vedere nelle sue dimensioni originali. Questa era la corteccia cerebrale e queste invece in dimensioni naturali, prese da tanti anni fa da un cadavere, poi tutto, sì, scusate, preso da un cadavere e poi tutto a sezione è stato ricostruito. Questa è esattamente la coppia di un signore che è sconosciuto, che al tavolo anatomico è stato analizzato. Allora, quando io ero giovane, ero un po' ambizioso, poi sentivo parlare della scuola normale come che fosse chissà che cosa. E allora mi sono andato a interessare, ho visto che la scuola normale amministrava un collegio di medicina e di legge, si chiamava Collegio Medico Giuridico, però amministrato dalla scuola normale. E quando io ci provo. Non si sa mai che vinco, e quindi mi assicuro anche un posto gratuito. E lì nel collegio medico giuridico, fra l'altro, c'era Giuliana Amato, che è una corte costituzionale, e c'erano i fratelli Cassese, di cui uno poi verrete morto a 45 anni, e l'altro invece lo vediamo ancora in televisione. Quindi, insomma, era una ambizione di essere anche in una scuola relativamente prestigiosa. Questo professore, questo commissario, che era Giuseppe Moruzzi, mi si avvicina, mi dà un biglietto e dice: se mi viene a trovare, la vedo volentieri. A questo punto da lì è cominciata la mia carriera, perché, come dicevo, il nome di Moruzzi in giro dappertutto, insomma, era estremata. E questo quindi è l'esperimento critico, una persona che è rilassata a delle onde lente e poi qui invece si sveglia, e che loro l'hanno fatto stimolando il tronco dell'encefalo, che aveva una parte che proiettava verso l'alto, ma questo lo si è scoperto dopo, e una parte che controllava il basso dei movimenti. Noi trascuriamo un po' il problema del sonno, ma in realtà, come cercherò di mostrare in questa diapositiva, che dormire è la cosa straordinaria per la nostra salute e dobbiamo fare di tutto per dormire e soprattutto dormire bene. E quindi cercheremo un po' di affrontare l'argomento. Oggi sappiamo che la deprivazione totale per 2-3 settimane comporta crollo delle difese immunitarie e ci porta alla morte. E questo lo dice in un libro Matthew Walker. Per sapere quante ore di sonno sarebbero necessarie, è interessante prendere qualcuno, metterlo in un posto completamente isolato, in una caverna sotterranea, in una buia caverna del Kentucky. Hanno soggiornato lì per ben 32 giorni. Ebbene, è venuto fuori che lasciandoli dormire in questo isolamento totale dormivano 9 ore. Io se chiedo chi è che dorme 9 ore qui dentro, credo che non ci sia nessuno. Però su base genetica abbiamo due tipi di dormitori: i gufi e le allodole. Chi sono i gufi? Che sono il 30%, è proprio un marchio genetico. Sono quelli che alla sera si addormentano prima. E le allodole sono quelle invece che si svegliano meglio la mattina. Ci abbiamo questa differenza che è puramente genetica. Allora, questo foglietto della corteccia cerebrale che io ho esattamente, che ha esattamente queste dimensioni, questa superficie, contiene 176.000 chilometri di fibre.
È chiaro che la fibre parlano di milionesimi di micron, quindi sono tante, però ci stanno 176.000 km, che è quattro volte l'equatore, quattro volte l'equatore, o la metà della distanza fra la Terra e la Luna. Quindi se qui ci giochiamo con dei numeri che sono quasi incredibili. E ci sono 1 miliardo di miliardi che sono i punti di contatto, le sinapsi. Allora, con questa attrezzatura non ci possiamo poi lamentare se riusciamo a parlare, a capirci, a fare tutte le cose che oggi facciamo, grazie a questo fazzoletto che ha queste caratteristiche. Eccolo qui, adesso vediamo un momento cosa succede quando siamo svegli e poi quando ci addormentiamo. Non è che improvvisamente cadiamo nel sonno profondo. Vedete, qui abbiamo c'è una traccia relativamente lenta. Aprendo gli occhi, vedete che diventa rapido. Quindi qui è uno stato di coscienza molto scarso, e invece qui è quando siamo pienamente coscienti. Però, se noi per avere questo tracciato dobbiamo avere l'attenzione. Io spero che voi abbiate questo tracciato, perché così vuol dire che sono abbastanza chiaro. E invece nella veglia rilassata le onde rallentano e c'è questo. Poi abbiamo che addormentandoci, la sveglia, la veglia rilassata, e poi qui abbiamo invece un rallentamento e poi questi cosiddetti fusi. Vedete dei fusi, e poi vengono queste LN3, le onde molto lente. Poi improvvisamente durante il sonno scatta qualche cosa, perché noi abbiamo dei tremiti, gli occhi che si muovono rapidamente, e si chiama sonno con le onde rapide, che scusate di nuovo questo qui, eccolo qui, abbiamo la fase N1, N2, N3, e poi improvvisamente, come se ci svegliassimo, il tracciato diventa non uguale, ma abbastanza simile a quello precedente, e però in questo caso compaiono questi movimenti rapidi degli occhi, che non si sa per quale motivo sono venuti fuori nell'evoluzione, ma questo era. Una notte di sonno, come queste fasi N1, N2, N3, semplicemente sono, vedete qua, ci addormentiamo, andiamo fino alla fase N3, qui la fase N3 è un pochino più difficile, poi pian piano la fase N3 tende a diminuire, e quindi man mano che il sonno diventa più profondo. Ecco, adesso vediamo un po' cosa succede nell'organismo. In alto vediamo di nuovo qui la fase 1, 2, 3, 4. Andando verso la veglia, tende a diminuire questa fase di questo stadio. Qui abbiamo, mi pare, adesso non ci leggo bene, sia la respirazione. Questo, un altro dovrebbe essere il battito cardiaco. Questa è la respirazione. Vedete che quando c'è questi sonno con i movimenti rapidi, anche la respirazione diventa frequente. E qui c'è l'erezione o l'iperemia nell'uomo, oppure un'iperemia vaginale nel sesso femminile. Questo è il quadro di quello che succede quando dormiamo. Vedete, questo qui è uno studio fatto da un gruppo Tononi Cirelli, due italiani che anche loro sono emigrati, nonostante tutte le fatiche per trattenerli in Italia. Hanno detto che stanno bene là e che in Italia non ci tornano, e hanno fatto l'ipotesi dell'omeostasi sinaptica. Durante la veglia noi praticamente, vedete, abbiamo questo stato, però poi questo stato si arricchisce, perché c'è la liberazione di vescicoli, quindi l'aumento dell'efficienza delle sinapsi, e poi dopo il sonno tutto ritorna come prima. Avanti con la prossima. Oh, adesso, ecco, una grossa scoperta è stata fatta dalla Nedergaard, la quale ha voluto vedere, aprendo da un topo il cranio e potendo guardare con la fluorescenza cosa succedeva dentro il cervello, e ha visto che c'è durante il sonno un'importante eliminazione di detriti proteici, quelli che ci fanno venire la malattia, che ci portano alla demenza. E quindi con questo è uno dei punti fondamentali di un buon sonno, è quella di eliminare questa spazzatura. Abbiamo un'arteriola, qui abbiamo una venula, qui abbiamo le cellule gliali,
che formano una barriera, vedete, le cellule gliali, e qui abbiamo il neurone. Quindi il neurone è inserito qui tra l'uno e l'altro. E questi bottoncini sono la spazzatura prodotta dal metabolismo cerebrale. È stato chiamato sistema glinfatico. Qui è un esperimento che è stato pubblicato su questa rivista nel 2018, la PNAS, che ci fa vedere dopo una sola notte di insonnia, basta una sola notte, voi vedete già l'accumulo di queste proteine, ma se è una sola notte quelle proteine si accumulano, poi il giorno dopo se ne vanno. Invece se la cosa è persistente i danni poi permangono, questa è la differenza. Poi dice, avere uno schema di sonno sano gioca un ruolo vitale nella salute generale di una persona. Il sonno degli anziani è caratterizzato da una diminuzione del sonno ad onde lente e da un aumento del sonno a movimenti rapidi. Poi vediamo che c'è un'attenuazione correlata all'età della potenza dell'IG durante il sonno. Ero voluto segnalare in rosso perché io tutti i giorni cerco di fare 3 km a piedi, camminare. Ebbene, qui lo dice chiaramente, l'esercizio fisico migliora il sonno a tutte le fasce d'età. Quindi se avete tempo, fate questa camminata tutti i giorni perché l'esercizio fisico è molto importante per mantenerci sani. Ecco, vedete questo è il morbo di Alzheimer e qui si vede la differenza, cosa succede con questa famosa malattia di Alzheimer. Questa è la parte normale e come è ridotto dopo la degenerazione del cervelletto che soffre di questa malattia, di questa degenerazione. Adesso vediamo un pochino com'è che si alterna il sonno e la veglia. Noi abbiamo nel nostro cervello un centro del sonno, un centro del sonno e un centro della veglia. E com'è che si alternano? Vedete che c'è un sonnifero che chiamiamo filosofia, è l'adenosina. Ci deve essere qualcuno che periodicamente porta la bilancia un po' di qua, un po' di là, ed è questo. Vedete che c'è un segno meno, che l'adenosina è un sonnifero fisiologico perché riducendo l'attività del centro della veglia facilita il sonno. Ecco, l'adenosina, che quindi è questo, vedete che ha una parte della molecola che è uguale a quella del caffè. Quindi allora sappiate che se prendete il caffè e saturate, cosa poi perdete di capacità di attività cerebrale. Quindi questo è il motivo che sono amici perché si assomigliano, ma sono anche nemici perché la caffeina vi blocca quello che vi fa dormire. Infatti il caffè alla sera di solito è consigliabile soprattutto per chi dorme, non dorme bene di non usarlo. Vediamo cosa. Allora, questo alternarsi durante le 24 ore è curiosamente stato descritto da questo Jean-Jacques Dourtot de Meyrin nel 1729 che ha voluto costruire un orologio. Per cosa faceva? Vedete che lui ha guardato tante piantine, come erano la mattina, come erano la sera, la mattina, la sera, e a un certo momento si è fatto un'idea che effettivamente anche queste piante hanno un periodo che potremmo chiamare di sonno, di riposo e un altro di veglia, in maniera molto rudimentale. Questa è una piantina. Lui però ha detto, ma magari c'è la luce di giorno, il buio di notte, allora ha fatto l'esperimento mettendo la piantina dentro un armadio e attraverso un buchino ogni tanto lui con la pila andava a vedere e vedeva, fotografava che questa piantina anche lei dormiva e si svegliava, tra virgolette. Ecco, questa è la rabetta comune che anche questa qui ha un'efficienza, un ciclo, anche lei, riposo, attività, che varia da 20 a 28 ore. Allora adesso dobbiamo parlare un po' dell'insonnia, del non dormire bene. C'è un'insonnia che la chiamiamo forzata. Io devo andare a fare i turni di notte, insomma, ci sono tanti motivi per cui dobbiamo lavorare e allora questa qui si chiama un'insonnia forzata, oppure c'è una insonnia volontaria perché io sto a letto e cerco di non dormire. Allora, qui c'è questo ragazzo, Randy Gardner, che aveva fatto una scommessa tra i suoi amici di
di scuola, di liceo, a chi resisteva più a non dormire. Facciamo la gara e vediamo chi vince. E quindi questa, la persona era assistita dai suoi compagni per assicurarsi che lui non facesse delle furberie, è riuscito a non dormire per 11 giorni. E questo è stato letto sui giornali dell'epoca da William Dement, che era uno studioso, professore alla Stanford University. Leggendo i giornali si è incuriosito e ha voluto conoscere questa persona, rifare gli esperimenti di persona, e anche quando lui andava in bagno c'era qualcuno vicino alla porta che controllava che non ci stesse troppo, e quindi è riuscito a verificare con questo esperimento quello che era. Allora, l'analisi di 3 milioni di donne effettuata nel periodo 2007-2012 ha rivelato che, migliorando la qualità del sonno, si riuniscono i parti prematuri. Le donne che lamentano di non dormire bene o sono affette da malattie come le apnee ostruttive, poi ne parliamo forse dopo, hanno un problema dopo di mettere al mondo figli che nascono con 6 settimane di anticipo, quindi la gravidanza dura meno. Al mondo il numero di bambini prematuri con 3 mesi di anticipo è di 15 milioni all'anno, e 1,1 milioni muoiono durante il parto perché sono troppo fragili, grazie al fatto che è colpa della madre. Allora, andiamo qui. Allora, adesso passiamo alla fase sperimentale, perché c'è qualcuno che ha voluto prendere dei topi hanno voluto, lasciando il topo libero di mangiare, era messo su una piattaforma perché lui era costretto, se non voleva cadere nell'acqua, a camminare, se no cadeva dentro, quindi aveva tutto l'interesse a tenersi sveglio. Bene, allora si vede che la deprivazione, vedete, con 7 giorni di deprivazione, 14, 21 e 28, vedete che gli animali mangiavano di più, ma il peso diminuiva. Quello che è importante è che in questo lavoro è stato notato che nella cute di questi animali, di questi topolini, c'erano delle ferite. Quindi voleva dire che c'era una riduzione del sistema immunitario, cioè quel sistema che fa la barriera alle malattie, diminuiva e comparivano queste ulcere. Questa è stata una scoperta rivoluzionaria. Ecco, ora questo è un esperimento interessante, perché allora questa cosa è stata sperimentata sull'uomo. La conclusione, ma ora poi vediamo, gli individui deprivati di sonno aumentano di 4 volte la probabilità di prendersi un raffreddore rispetto a coloro che dormono bene. Allora, cosa è stato? Sono preso 164 persone che si sono offerte di sottoporsi a questo esperimento, hanno accettato, non so se li hanno pagati o meno, ma comunque 164, questo è quello che dicono. Erano volontari diagnosticati sani con attigrafia, che è quel braccialetto che si porta, che quando uno dorme si ferma, e se invece è sveglio, questo fa così. Quindi si può misurare esattamente quant'è che sta fermo e quant'è il tempo che si muove. E sono stati inoculati nelle narici un virus blando che dà un raffreddolino non preoccupante, per fare un esperimento. Ecco l'attigrafia cos'è. Vedete, qui c'è attività, poi qui c'è silenzio completo, poi riprende e così via. Quindi si può misurare esattamente la quantità. Ecco, adesso l'esperimento che è stato fatto su queste persone ha dato questi risultati molto interessanti. Quelli che dormivano più di 7 ore, per il 17% si ammalavano. Se dormivano dalle 6 alle 7 ore erano 22, se dormivano 5 era 30%, per quelli che dormivano meno di 5 ore addirittura la metà si ammalavano. Quindi fate un po' i vostri conti, perché anche questo è un esperimento interessante. Dice: sì, ma io sono o viene o non viene, non ci posso fare nulla, però magari qualche suggerimento più tardi lo possiamo vedere. Le apnee notturne, voi sapete cosa sono le apnee notturne? Ci sono delle persone durante la notte danno dei colpi di tosse, rimangono senza respiro per un po', poi riprendono, poi tossiscono, poi riprendono e così via.
L'apnea ostruita del sonno è una condizione medica data da interruzioni nella respirazione durante il sonno dovuta all'ostruzione totale o parziale delle vie aeree, l'ho già detto. Trattare eventualmente presente carico del sonno, perdere peso, se si, questi sono i suggerimenti che si può fare, ma sono poco interessanti per un pubblico non specializzato. Ecco, quando il sonno diminuisce, ne risente ogni organo e fossa. Allora, con uno studio europeo, eseguito su 25.000 individui, con meno di 6 ore di sonno aumenta del 40% l'incidenza di tumori rispetto a coloro che dormono più di 7 ore. E simili risultati sono stati ottenuti su 75.000 donne lungo un periodo di 15 anni. Quindi è chiarissimo. E poi c'è quest'altro lavoro di Arwin, che con 4 ore di sonno le cellule terminali si riducono addirittura del 70%. Ecco, questo è il libro in italiano e in inglese di Matthew Walker, che vedete qua. E poi c'è qui la copertina di un libro che ha scritto un neurologo di Bologna, Lugaresi, il quale si era interessato, c'è tutta una storia di pazienti ricoverati, che però è un po' lunga a raccontare. Allora, quali sono le terapie? Andare chiaro che la prima cosa è eliminare il caffè, quindi non se uno non dorme, almeno la sera non lo prenda, perché c'è un'emivita abbastanza lunga, niente caffè. Poi consiglia sempre in questo libro ridurre, eliminare la visione di schermi a LED, quindi se avete un iPad e volete leggere lì, non leggetelo quando andate a letto aspettando il sonno, perché gli ponete un freno al sonno. Poi, la temperatura della camera da letto, che deve essere buia, secondo i suoi consigli, dovrebbe essere tenuta piuttosto bassa, cioè 18 gradi, 18 gradi e mezzo. E poi però quello che dice è importante, però svegliatevi sempre alla stessa ora, perché se per andate a letto e poi dormite di più, lavate invece tutti i giorni, quindi si impongono dei limiti. E poi se uno va a letto e non dorme, però se dopo 30-40 minuti il sonno non è arrivato, cercare di fare qualcosa di rilassante e piacevole fino a quando arriva la voglia di dormire, se poi arriverà mai, però almeno questo è il tentativo. Però bisogna eliminare i pisolini durante il giorno, soprattutto dopo le ore 15, e non tenere mai gli occhi, gli orologi visibili a letto, per eliminare la tentazione: che ore sono, non dormo ancora, ahimè. Sognare. Il sogno, c'era il Sigmund Freud, il famoso Sigmund Freud, aveva cercato di dare una spiegazione ai sogni e quindi legare l'interpretazione dei sogni per fare una diagnosi. È venuto il concetto che capire qualcosa non basta misurare uno, vedere cosa fa, ma bisogna andargli dentro, guardare dentro. E vedere se dentro troviamo dov'è il buco che ci dà questa deficienza. Karl Rokitansky prende le distanze dalla una medicina sperimentale. Quindi dice: io, se vado in realtà, devo obbligo delle autopsie. Se vedo l'autopsia, misuro, va bene, se no, altrimenti interpretare il sogno, perché se quello sogna la luna, oppure sono un'onda marina, oppure sono un animalaccio, non va bene, bisogna fare l'autopsia, guardare dentro la cosa, e lo stesso deve fare con la psiche, ma si può sezionare la psiche. Ecco, questo qui è Erika Delfrè. Il maggior limite di Freud fu quello di non aver usato le regole del metodo. Invece di psicoanalisi bisogna usare il termine di psicoterapia, e qui c'è il libro nel quale viene riportata questa cosa. Nell'ante la veglia noi possiamo avere due situazioni. Uno, che la mente va un po' per conto suo, non focalizza, si chiama connettività funzionale intrinseca, con i potenziali evocati lenti, oppure invece la percezione focalizzata, dove la nostra mente interpreta e dà un significato a un'immagine, a un'azione. Questa è la differenza. E si chiama connettività intenzionale esecutiva. E durante il sogno noi abbiamo un'attività ben coordinata, e durante i sogni il cervello
diciamo, mantiene la sua curiosità, il desiderio di agire sempre porre a fondamentare i progetti, mettendo insieme anche in maniera fomentata memorie recenti e lontane. Ecco, questo è l'esperimento di Otto Levi, che è un po' complicato, ma dimostra che praticamente stimolando un cuore e facendo poi, se è una trasmissione elettrica, l'altro cuore non viene nato, ma se è nel liquido, viene contenuto in una sostanza che è l'acetilcolina, allora l'altro cuore deve modificarsi. In questo modo ha dato la dimostrazione di essere un'attività, un collegamento chimico e non elettrico. Questo problema dell'attività elettrico-chimica delle sinapsi è stato un problema che ha interessato anche il John Eccles, quello con cui io ho lavorato, con cui abbiamo avuto molti rapporti, perché con lui è venuto, io ero stato poi addirittura, prima sono andato a Canberra, perché lui mi ha chiesto di andare, poi addirittura a Chicago e ho fatto la mia avventura con Fabrizio, che era piccolino. E, perché Eccles fece un esperimento molto ingegnoso. Se l'attività, io prendo i muscoli flessori ed estensori. Col muscolo flessore c'è un rapporto monosinaptico col motoneurone. L'altro muscolo, l'antagonista, c'è un interneurone che inverte il segno. Allora, l'esperimento di Eccles è stato: misuriamo la velocità, la latenza. Se è elettrico deve essere uguale nel flessore e nell'estensore. Se invece per cambiare il segnale ho bisogno di un interneurone, perdo un po' di tempo e devo avere una latenza un po' più lunga. E in questo modo ha dimostrato che esiste anche nel sistema una trasmissione chimica. E non era necessariamente dice no, ma il cervello deve avere tutto elettrico perché è più veloce. No, cioè perché in questo modo si fa un movimento e si inibisce il movimento che è contrario. Marcus Reichel aveva dimostrato che se si registra l'attività di una persona ci sono delle onde lente che migrano nel cervello, quindi il cervello è attivo con queste onde lente, il cui significato non era ben noto. E quindi ha attribuito che il vagabondare della mente è legato a un'attività che è sempre presente. Il cervello quindi non dorme mai e l'attività continua in tutto il cervello è essenziale per mantenerlo funzionare e per il suo comportamento. E questo incide per il 20% di un essere adulto, anche se il cervello contribuisce col 2%, il 20% è legato a questo tipo di energia. Durante la veglia, per esempio, io posso pensare, adesso che ho parcheggiato la macchina dove l'abbiamo parcheggiata, ma sì, ma forse lì, ma stasera dopo cena cosa faccio? Qui c'è un vagabondare della mente, ma noi non possiamo pensare contemporaneamente a due cose, quindi o pensiamo a uno o pensiamo all'altra. Quindi, per esempio, qui abbiamo un circuito, per esempio, che ci ricorda che c'ho l'auto parcheggiata lì, ma poco interesse, oppure invece delle cose drammatiche, cioè ho il bambino a scuola o qualcosa di più importante, e quindi, però, anche se si attivano diversi circuiti, c'è solo uno che domina, gli altri non possono entrare nello stato di coscienza. Intanto nel sonno, ho già detto, non sogniamo quello che abbiamo fatto la sera prima, un anno fa, ma si vive il presente di quel momento. Se io do uno stimolo luminoso qui, se è troppo debole e va sulla corteccia visiva, lo stimolo non lo percepisco, quindi non posso percepire se si ferma lì, se è troppo debole. Invece se lo stimolo percepisco perché ho riconosciuto la faccia di quello o l'automobile, per sognare in maniera più complessa devo attivare molte, la luce, ci vuole tutto che dà la definizione di tanti parametri di quell'immagine. Se lo stimolo, questo è perché lo stimolo è percepito, quando normalmente succede questo. E invece nel sogno le aree che si attivano sono molto limitate.
si attivano solo quelle legate a quel contenuto e non. E è venuto fuori questo libro di Jonathan Crary, 24-7, che è un libro interessante, perché diceva, ma perché c'è questo bisogno di dormire? È proprio obbligatorio. E allora ha descritto in questo libro il capitalismo all'assalto del sonno, sarebbe. Cioè, il capitalismo vuole che si lavori di più, che si produca, che l'azienda che ci arricchisca. E allora dice, ma per esempio il delfino sta sott'acqua, poi si alza, dà un respiro da una parte, poi si abbassa, poi dall'altra parte, così via. Quindi respira a tratti un po' da una parte e dall'altra. Poi c'è il passero della corona bianca, c'è la fregata minor, il piropiro pettorale, sono tanti esempi che qui non posso descrivere, dove si praticamente si dimostra che ci sono molti animali che in realtà non dormono col ciclo di 24 ore. Sono soprattutto uccelli migratori. Gli uccelli migratori praticamente fanno dei voli lunghissimi da un emisfero all'altro, qui non c'ho la diapositiva, ma volano per giorni e giorni, come fanno a stare senza dormire, quindi poteva essere interessante capire qual era il meccanismo e c'è una figura che qui non ho presentato dove si vedono i voli che seguono, che hanno anche, cioè, hanno delle piste che seguono, perché magari riconoscono più luce, meno luce, la terra, il mare e così via. Qui mi pare che sia l'ultima diapositiva che è molto interessante perché un gruppo del 1940. Un gruppo di ragazzotti che erano in gita nelle campagne della Francia a Montignac videro nella roccia un buco. E allora dissero: andiamo a vedere cosa c'è dentro questo buco. E videro che c'era un pozzo e dentro c'erano delle immagini, sui muri c'erano delle immagini. Quindi qualcuno aveva dipinto, allora questo è stato analizzato, è stato fotografato. È stato tolto per metterlo in un museo di Parigi. Queste pitture sono delle pitture di qualcuno che già 18.000 anni fa aveva l'idea di rappresentare col disegno quello che vedeva. E vedete qua che in questo sogno intanto c'è un uccello che secondo la cultura era quello che ti prendeva la mente e te la portava via e dormivi. Poi c'è un toro con una lancia spezzata, quindi è chiaro che questa persona ha cercato di aggredire, infatti ci sono delle sacche intestinali che escono dall'addome per via di questa lancia. E poi vedete che c'è un altro invece, perché vedete questo signore che è stato ucciso, che ha un'erezione, vuol dire che sta dormendo. Va bene, questo mi piace. Vi ricordate Steve Hawking, che tutti l'abbiamo visto, paralizzato, un grande cervellone sulla seggiola, con la voglia di vivere? Ecco, siamo solo una razza avanzata di scimmie su un pianeta minore di una stella media, ma possiamo capire l'universo. Questo ci rende qualcosa di molto speciale. Io la finirei qui perché credo che.